mi presento, sono la dottoressa Ilaria Ioive, sono volontaria della Caritas da circa un annetto, poco più di un anno, e da settembre mi occupo anche della parte protesica, quindi sono responsabile della parte protesica del venerdì pomeriggio. Ho deciso di iniziare questa esperienza perché oltre a crescere, diciamo, sotto il punto di vista professionale, ho scelto di fare un'esperienza che secondo me mi desse un valore aggiunto alla mia persona e al mio bagaglio di vita. Come ben sappiamo, qui si incontrano comunque molte storie diverse tra di loro, diverse magari dalla realtà che uno a volte non è abituato a vedere, e quindi mi piace confrontarmi con queste persone per capire anche il loro bagaglio di esperienza. Penso che fare del bene al prossimo possa anche arricchire me stessa, quindi quando io vengo qui e vedo magari la gratitudine di un paziente che magari in un altro ambito non ha la possibilità di permettersi delle cure odontoiatriche in uno studio privato, venire qui e fare del bene, perché diciamoci la verità, questi pazienti vivono a volte dei malesseri, dei dolori, diciamo cose che creano un disagio personale, non riescono a sorridere, quindi magari ridare quel sorriso a quelle persone che non possono permetterselo in altri ambiti è una cosa che gratifica e ti fa avere comunque un valore aggiunto. Avere empatia per il prossimo significa a volte mettersi nei panni, capire certe sensazioni che vive una persona in quel momento e quindi cercare comunque nel nostro piccolo di aiutarle e far sì che comunque queste persone possano vivere, per quanto sia possibile, per quanto noi comunque possiamo farlo, una vita migliore, tra virgolette. Io ho avuto varie esperienze bellissime, una che mi è particolarmente rimasta impressa è di una paziente che ha avuto vari problemi nella sua vita ed è arrivata qui che era completamente un'altra persona, sia dal punto di vista proprio estetico, morale, soffriva di depressione. Abbiamo fatto un percorso insieme di cure dall'inizio alla fine, ma questo percorso però non è stato solo un percorso di una cura odontoiatrica, ma è stato un percorso umano, perché a fine del trattamento la persona si è sentita gratificata, mi ha ringraziato e mi ha detto che nel mio piccolo, oltre a tutto ciò che ho fatto dal punto di vista medico, l'ho cambiata come persona, lei ha sentito una connessione nei miei confronti e questo secondo me non c'è cosa più bella per quello che facciamo e per il nostro lavoro.